queste iniziative per conto della Giunta con grande passione, con grande capacità, le altre autorità coinvolte, quindi il sindaco del ritrovamento dei bronzi. L'auspicio è che però questi festeggiamenti rappresentino un soltanto per la Calabria, ma è un attrattore culturale per tutto il paese. Per questo sono particolarmente. A volte il paese non conosce, non è il caso dei bronzi, perché i bronzi li conoscono tutti, ma i bronzi dovrebbero essere il veicolo, questi due guerrieri dovrebbero essere i guerrieri che. Presi siamo duri, siamo a volte rischiamo di essere presuntuosi, ma in questa occasione l'occasione giusta per far conoscere al mondo le incredibili opportunità che la nostra terra rappresenta per l'Italia. Io penso che se la Calabria, come tutto il meridione, riuscirà ad essere al pari delle altre regioni, l'Italia non può che avere dei vantaggi. Tavolo, siamo innamorati della nostra terra e delle nostre città. Vedo qualcuno sugli spalti che potrà confermare che Reggio è una di quelle città. Al tavolo della Presidenza e a tutti coloro che oggi hanno arricchito con la loro presenza. Vince la Calabria e parte dalla Calabria un messaggio importante. Il messaggio è se riusciamo a pensare che l'unico volano di sviluppo della nostra Calabria può essere quello di puntare sulla cultura dei territori. Io sento il dovere di ringraziare il Presidente Occhiuto per aver voluto fortemente la presenza. Grazie Sindaco per essere rimasto dentro i tempi. Adesso do la parola al. Rappresentano tutto, rappresentano polemiche, no, lasciamole alle spalle perché oggi è una giornata di festa per la Calabria intera, non soltanto per il territorio metropolitano, per il comune di Reggio Calabria. E i bronzi probabilmente per 50 anni ce li siamo dimenticati un po' tutti, quindi dovremmo, ecco, recuperare questo tempo perso, sfruttare al massimo questi momenti importanti come questo di oggi per poter lanciare un messaggio che sia un messaggio diverso rispetto al passato. Ecco, i bronzi devono essere un po' il volano per mettere un po' anche in rete tutti quelli che sono i tanti siti archeologici, culturali che abbiamo nella nostra Calabria intera, nel nostro territorio metropolitano e nel nostro bellissimo comune di Reggio Calabria. Non solo i bronzi, appunto come ha detto lei, tante bellezze, ma non può essere soltanto il comune, soltanto la regione, ma è molto importante anche il governo nazionale. Che cosa chiede? Ma noi abbiamo avuto diverse interlocuzioni, la ringrazio per la domanda, nei mesi scorsi con il ministro Franceschini, ma non solo, anche con tanti altri sottosegretari. Abbiamo ovviamente inviato alcuni messaggi importanti. Da qualche settimana a questa parte noi abbiamo votato in Consiglio metropolitano, insieme al Comune di Riace e al Consiglio Comunale di Reggio Calabria, la possibilità appunto che i nostri bronzi diventano patrimonio dell'UNESCO. I bronzi non sono del Comune di Reggio Calabria, della città metropolitana o della Calabria, sono appunto patrimonio dell'umanità e quindi ci aspettiamo che vadano in un certo senso anche valorizzati da chi probabilmente in questo momento sta pensando, perché non è soltanto il momento o l'anno del 50° in cui noi dobbiamo pensare appunto alla valorizzazione delle nostre due importanti statue, ma in un processo, diciamo, di trasformazione del nostro territorio che possa incidere in maniera profonda, ecco, in un cambiamento serio. E questo noi auspichiamo che ci possa essere l'attenzione giusta da parte del governo. Un'ultima domanda, ancora una volta Vittorio Sgarbi torna sull'argomento: i bronzi di Riace non devono stare al Museo di Reggio Calabria. Cosa rispondiamo? No, i bronzi devono stare dentro il Museo di Reggio Calabria, ma non perché lo dice il sindaco facente funzioni della città metropolitana, ma perché purtroppo non sono nelle condizioni, e non lo dico io, ma lo hanno detto chi ha titoli appunto nel merito a parlare. Si può pensare, però le tecnologie ci permettono, ecco, anche di poter replicare delle copie e di poterle anche far girare, ecco, nel resto del mondo. Però mettere ancora in discussione questo, ovviamente il professore Sgarbi va a tutto il nostro apprezzamento per quello che fa per la nostra terra, per il nostro meridione in generale, però mettere ancora in discussione questo non vuole essere sicuramente la mia una polemica, però i bronzi di Riace sono dentro il Museo Nazionale di Reggio Calabria e resteranno lì. Beh, oggi intanto partirei col dire che è una bella giornata. Oggi c'è l'opportunità per Reggio Calabria, ma per la Calabria intera, di far conoscere il patrimonio
culturale che ha la Regione Calabria, in questo caso Reggio Calabria. Ovviamente i bronzi sono una parte di quello che c'è a Reggio Calabria, una parte di quello che c'è al museo. Nell'anno del cinquantesimo questo ci deve servire da un veicolo che ci dia la possibilità di far conoscere tutto quell'altro di bello che c'è nella nostra città e nella nostra regione. Scenari incantevoli, immaginatevi che Reggio Calabria è una di quelle città in cui sciando guardi il mare, dal nostro Aspromonte sciando vedi lo stretto di Messina. Ci sono itinerari turistici, culturali, di importanza e di rilevanza nazionale. Ecco, oggi è l'occasione giusta, dopo 50 anni, per mezzo dei nostri bronzi, di far conoscere tutte queste altre bellezze che la nostra città ha nascoste. È un popolo che vuole farsi conoscere a tutta Italia, a tutto il mondo. I calabresi sono tosti da questo punto di vista, quindi non si arrenderanno nonostante ci sia una continua pubblicità negativa, mi permetto di dire, sulla nostra Calabria. Ci sono tante cose che non funzionano, è vero, ci sono tante cose che non vanno bene anche rispetto alla criminalità, questo è vero, ma ci sono di contro ci sono tantissimi cittadini che combattono questa realtà e hanno voglia di risalire la china. Noi siamo qui oggi per testimoniare questo, testimoniare la volontà di un popolo reggino, ma più in grande calabrese, che ha voglia di farsi conoscere. Come si promuovono, visto quello che sta dicendo, un bene così bello, così incredibile come i bronzi di Riace? Come si promuovono? Innanzitutto con queste iniziative, che vanno bene, vanno più che bene. Poi con tante altre possibilità che si metteranno in campo in questo anno particolare del cinquantesimo, nella città ma in tutta la provincia metropolitana. E poi bisognerà aprirsi al mondo, non bisogna uscire da questo provincialismo per cui continua nella nostra regione a dire che la Calabria ha solo dei difetti da mostrare alla nostra nazione. Non è così. Poi serve anche un peso politico maggiore, ad esempio serva che il nostro governo venga a Reggio Calabria a vedere i bronzi, che mandi un segnale alla nazione e un segno di vicinanza per dire alla nazione che la Calabria fa parte dell'Italia, perché l'impressione ad oggi è che la Calabria sia una regione staccata dalla nazione. Non è così, ripeto e lo ripeto all'infinito, la Calabria ha voglia di farsi riscoprire. Noi siamo qui oggi apposta per invitare tutta l'Italia e perché no anche, ci apriamo al mondo, anche tutti i cittadini vengono a visitare la nostra Calabria, ne rimarranno sorpresi.
bronzi di Riace che rappresentano il simbolo dell'identità della Calabria, dell'Europa e quindi della Magna Grecia. È un anniversario importante perché andiamo a celebrare il cinquantenario del loro ritrovamento nelle acque prospicienti di Riace, per cui tantissimi sono gli eventi correlati a questo anniversario e tanta è la visibilità che noi vogliamo avere in Italia e nel mondo. Una Calabria che sta percorrendo da protagonista questo anniversario, lanciando delle iniziative che vanno ad essere raccontate attraverso una programmazione digitale, perché vogliamo narrare una Calabria contemporanea, moderna, sostenibile, una Calabria 2.0 che riesca a raggiungere i giovani, che riesca a parlare al mondo, perché vogliamo appunto richiamare il grande pubblico, perché conoscere la Calabria significa amarla. Sì, io dicevo che i bronzi di Riace sono un attrattore culturale straordinario, non solo per la Calabria ma per il paese. Sono contento perché il ministro Franceschini, concludendo i lavori, ha detto che i bronzi diventeranno appunto un simbolo dell'Italia. I turisti stranieri che vengono in Italia dovranno sapere che oltre che vedere Venezia, Firenze, Roma, dovranno vedere anche Reggio Calabria, la Calabria, perché lì ci stanno i bronzi di Riace. Quindi sono particolarmente contento del fatto che questa iniziativa sia stata alla fine non solo un'iniziativa celebrativa, ma è stata l'occasione per un'assunzione di responsabilità, di impegno da parte del governo nazionale attraverso Franceschini. Noi ci crediamo nel fatto che la Calabria, con i suoi giacimenti culturali e soprattutto con i bronzi, possa essere un'opportunità per il paese, possa far conoscere al paese le ricchezze che l'Italia ha e che in parte consistente e importante sono conservate e custodite anche in Calabria. Grazie.
attraverso spazi immersivi digitali, audiovisivo, installazioni artistiche contemporanee. Il racconto dell'amicizia tra la Calabria e il mondo con due testimonial di eccezione, i Bronzi di Riace. Ripartiamo da loro per riscoprire la Calabria. Di approfondire gli argomenti. Insieme ascolteremo i progetti della festa che sono stati realizzati, perché di festa si tratta, e io prego il presidente della regione Occhiuto di aprire la festa. Grazie Francesco, consentitemi di ringraziare innanzitutto il ministro Franceschini per la sua presenza e per l'attenzione che rivolge a queste nostre iniziative. La mia bravissima vicepresidente Princi, che si è occupata di queste iniziative per conto della Giunta con grande passione, con grande capacità, le altre autorità coinvolte, quindi il sindaco della città di Reggio, il sindaco della città metropolitana, il presidente del consiglio regionale. E io mi limito soltanto ad un saluto, perché come avete capito abbiamo tempi molto brevi, e ad una sola riflessione. Però che oggi è una giornata fantastica, è una giornata bella per la città di Reggio Calabria, ma oserei dire per tutta la Calabria. E sono felice di essere qui oggi, assieme agli altri enti e alle altre istituzioni, assieme al Ministro. Noi riusciamo a vincere questa partita solo ed esclusivamente se riusciamo a pensare che l'unico volano di sviluppo della nostra Calabria può essere quello di puntare sulla cultura. Non ci sono infrastrutture che tengono se non cambiamo il modo di pensare nei nostri territori. Di uscire da quelle sacche di immobilismo che l'ha attanagliata fino ad oggi, e penso che questo evento del 50° anno del ritrovamento dei Bronzi possa essere una fortunata coincidenza per dare forza e importanza e visibilità alla Calabria. Perché 50 anni fa sono stati rinvenuti nelle acque prospicienti di Riace e rappresentano proprio le testimonianze più iconiche ed emozionanti del genio greco. Partendo da loro, noi vogliamo raccontare una Calabria contemporanea, una Calabria moderna, innovativa, che raggiunga il grande pubblico nazionale ed internazionale, che raggiunga i giovani. Quindi una Magna Grecia digitale e quindi moderna. Provo a dare una risposta chiara. Le ricerche sono ancora in corso e non termineranno forse mai, perché la vera ricerca è quello di rispondere a domande e aprire nuovi interrogativi. E innanzitutto direi, le statue chi sono? Una domanda legittima, ma non abbiamo gli elementi, ci dobbiamo accontentare di capolavori senza nomi di artisti. E poi come sono state realizzate e dove? Anche qui c'è un dibattito, gli scienziati discutono e dagli errori si impara moltissimo, dunque è possibile avanzare nomi prestigiosi oppure pensare a scultori dell'antichità famosi all'epoca e ormai ignorati, ma questo ci arricchisce, non dobbiamo pensare che l'assenza di informazioni ci manchi qualcosa, ci tolga qualcosa. Possiamo valorizzarli in ogni caso, perché non c'è ricerca che non preveda la valorizzazione finale, e la valorizzazione deve accompagnarsi alla ricerca. Chi sono quelli impegnati? Gli archeologi subacquei, senz'altro, a Riace, e lì c'è ancora molto da fare probabilmente. E poi gli storici dell'arte, perché la scoperta di questi due originali ha sconvolto un po' le nostre conoscenze nate sui libri di scuola o universitari. Ma ancora direi le geoscienze, tutto quello che è archeometria, tutto quello che è archeologia digitale. Quindi è un mondo da scoprire, i Bronzi di Riace ci aiutano in questo, quindi sono molto contemporanei. E molti di questi li adotta pure, il più democristiano di questi che è stato elevato a motto è
si guardava, si salvava. Il ministro Franceschini. Grazie a tutti, Francesco Verderà mi ha svelato il mio amore per la Calabria, per la saggezza calabrese, la potenza calabrese, che davvero è di insegnamento. E del resto è una regione in cui ho molti amici, in cui sono venuto tante volte, ho avuto modo, prima di fare il Ministro della Cultura, per una lunga fase che è il turismo, ma di venire da privato cittadino o da turista, e poi di tornare da ministro e vedere veramente una mole straordinaria di potenzialità. C'è tutto quello che i turisti del futuro possono cercare. Sapete che il turismo sta diventando sempre di più da un turismo fatto di viaggiatori che vanno a vedere le cose, a un turismo di immersione, esperienziale si chiama. Cioè vado in un luogo perché voglio capire l'anima di quel luogo, voglio immergermi, voglio vivere un'esperienza autentica, voglio capire. E voglio conoscere il cibo, le tradizioni, le abitudini, i luoghi minori, meno conosciuti. E la Calabria veramente è un patrimonio straordinario da valorizzare, da scoprire, ed è una grande sfida per il paese. Naturalmente che dentro questo tesoro ci sia un altro tesoro unico nel mondo come i bronzi di Riace, è un'opportunità che va utilizzata fino in fondo per Reggio Calabria, per la città, per tutto il paese. I 50 anni, quindi complimenti per questa mole di iniziative, anche il Ministero aggiungerà altre iniziative, la prima è tra pochi giorni, il 12 luglio, qui a Roma ci sarà un convegno internazionale con studiosi di tutto il mondo sulla ricostruzione dei colori delle sculture antiche, ci sarà anche una curiosa riproduzione di una delle teste dei due guerrieri a colori come si è ricostruito erano originariamente, e ci saranno delle studiosi del Metropolitan di New York e di molte altre istituzioni museali. Perché è un investimento del paese, perché nessuno dei bronzi di Riace, che sono oltre che una meraviglia in sé, sono anche una bellissima storia da raccontare del ritrovamento della loro storia, ancora con molte parti ignote, una storia bellissima da raccontare su cui costruire anche fiction di alto livello televisive. Ed è una sfida per il paese, sapete che noi abbiamo, stanno già tornando i grandi numeri che caratterizzavano il turismo internazionale in Italia fino alla prima della pandemia del 2019, e con quei grandi numeri tornano anche gli stessi problemi, cioè dei luoghi che hanno il problema del sovraffollamento, appunto da dover pensare a ticket d'ingresso, a regolamentazione dei flussi, e dei luoghi splendidi e spettacolari che non hanno la quantità di turismo interno e internazionale che meriterebbero di avere. Quindi la distribuzione dei flussi turistici oggi non è più soltanto un tema di distribuire opportunità di ricchezza e di crescita, è anche un tema di decongestionare dei luoghi che non possono reggere. Davanti alla Fontana di Trevi non possono starci indifferentemente 1.000 persone o 100.000 persone. C'è un numero di persone oltre il quale va a rischio la sicurezza dei visitatori e la sicurezza del patrimonio storico-artistico, che è fragile. Quindi l'esigenza di distribuire i flussi turistici è un'esigenza fondamentale. I prodotti di Riace sono un attrattore unico. Quindi uno degli impegni che dobbiamo assolutamente prendere è quello, partendo da questi 50 anni, di farli diventare sempre più un simbolo dell'Italia, mettere sostanzialmente nella promozione all'estero, lo dico anche se non dipende direttamente dal mio ministero, ma nella promozione all'estero bisogna fare in modo che un visitatore che viene in Italia, che sa che soprattutto se viene una volta nella vita da una parte lontana del mondo, deve vedere il Colosseo, deve vedere Venezia, deve vedere Firenze, deve vedere i bronzi di Riace, se non ha visto l'Italia. Questo naturalmente va accompagnato da un'azione che non riguarda soltanto la promozione, riguarda le infrastrutture. La grande crescita del turismo di Napoli o di Salerno degli ultimi anni deriva dal fatto che è arrivato all'alta velocità. Quindi esiste un tema infrastrutturale, il turista che viene una volta nella vita in Italia, che atterra negli aeroporti internazionali più vicino a Milano, vuole arrivare in poche ore in qualsiasi parte d'Italia, quindi la grande sfida dell'alta velocità, qui è legato, ma è un altro tema, il ponte, almeno io la penso così, è sicuramente una delle sfide da vincere. Quindi le celebrazioni sono nazionali, grazie a voi che ci avete lavorato, ma quello che partirà da queste celebrazioni è una grande sfida del paese, far diventare il bronzo di Riace uno dei più grandi attrattori di turismo internazionale in Italia. Grazie.
ringraziamo. Grazie Francesco. Consentitemi di ringraziare innanzitutto il Ministro Franceschini per la sua presenza e per l'attenzione che rivolge a queste nostre iniziative. La mia bravissima Vicepresidente Princi, che si è occupata di queste iniziative per conto della Giunta con grande passione, con grande capacità, le altre autorità coinvolte, quindi il sindaco della città di Reggio, il sindaco della città metropolitana, il presidente del consiglio regionale. E io mi limito soltanto ad un saluto perché, come avete capito, abbiamo tempi molto brevi, e ad una sola riflessione. Oggi festeggiamo i 50 anni dal ritrovamento dei bronzi. L'auspicio è che però questi festeggiamenti rappresentino un cambio di passo nella valorizzazione di questo straordinario attrattore culturale, che non è un attrattore culturale soltanto per la Calabria, ma è un attrattore culturale per tutto il paese. Per questo sono particolarmente felice della presenza del ministro Franceschini. Oggi la Calabria si presentando al paese anche quello che a volte il paese non conosce. Non è il caso dei bronzi, perché i bronzi li conoscono tutti, ma i bronzi dovrebbero essere il veicolo, questi due guerrieri dovrebbero essere i guerrieri che fanno conoscere al resto del paese il resto delle straordinarie opportunità dal punto di vista culturale che la Calabria offre. Appena insediatomi, Ministro, io ho tenuto a modificare anche la struttura dei dipartimenti della Regione, modificando il Dipartimento Cultura e chiamandolo Dipartimento degli Attrattori Culturali, perché la cultura non deve essere solo sedimentazione della storia, la cultura deve essere un attrattore di sviluppo, e la Calabria ha straordinari attrattori culturali di sviluppo. I bronzi ne sono un esempio eccellente, ma la Calabria spesso è conosciuta solo per i suoi straordinari paesaggi, per la montagna, per il mare, per i borghi. Il resto del paese non sa invece quante ricchezze siano custodite nella nostra regione, che è la terra della Magna Grecia, la terra che in un'altra zona della Calabria custodisce la memoria di un uomo che è conosciuto anche dai bambini, se non altro perché ha legato il suo nome ad un teorema, Pitagora. È una terra ricca di opportunità che in questi 50 anni, e concludo, forse la Calabria ha saputo poco valorizzare e delle quali anche il paese si è accorto troppo poco spesso. Ecco, per quello sono felice che oggi noi si riesca, con l'autorevole presenza del Ministro della Cultura, a presentare al paese la ricchezza della Calabria. La Calabria è una terra complessa, una terra che ha tanti problemi. Io ho sempre detto che chi governa è chiamato a risolvere i problemi, però chi governa è chiamato anche a comunicare le opportunità del territorio che governa. Ecco, io vorrei poter far questo insieme alle altre autorità coinvolte, ad altri livelli istituzionali. L'occasione di oggi è preziosa per assumere tutti quanti la consapevolezza che in questi 50 anni quello che le istituzioni hanno fatto per valorizzare la ricchezza della Calabria è ancora troppo poco. Allora, da qui in poi ripartiamo con un nuovo cambio di passo, sommando alla nostra volontà, alla nostra determinazione, la forza dirompente di due straordinari guerrieri come Bronzi e Riace.